mi disse: che cosa vuol fare in Tunisia? Ma in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice: voi non farete la raffineria. Dice: perché la faremo noi. Noi con una delle altre grandi società del cartello insieme. E gli dissi, molto umilmente gli chiesi: cosa ne pensa se invece di farla in due, se si facesse in tre? Dice: no. E allora io a questo momento tirai fuori dalla tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere. Lo guardai, li cancellai e gli dissi: ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci. Però dico, lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita. Perché noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno di lavorare. E non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare. In quel momento incominciò per la Tunisia, come era già successo in Marocco, nel Ghana, in Sudan, una lotta terribile, senza esclusione di colpi. Americani, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza. Poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane.